E non volete capire. No, lei non vuole capire. Lei sa fare, direttore, perché c'ha il contributo, glielo ridico. 30.000 euro. Ma lei parla solo di soldi. Lei parla solo di soldi. Lei non vede più avanti. All'interno dell'ASCO, all'interno dell'ASCO, ci dobbiamo fare. Scusate, no, fermi. A me dispiace questa sera concludere in modo così traumatico. La sospensione. No, io dirò solo una cosa, vorrei semplicemente dire. Se ci sono dei problemi, i problemi. Qui non ci sono proposte. Passiamo al centro commerciale. Ci sono c'avete, ma che racconti? C'hai il centro naturale commerciale, lo sai? E nemmeno lo sai. Si parla di gente che viene dall'estero, va bene? Di altre nazioni e qui ci si litiga. Non si litiga, ma no, tu mi dire no. Ma che è una discussione serena? Sei tu che hai sbagliato la direzione, non resisti. Ascolta, ci sono in autostrada, se vedi mille macchine. Ora si confrontano, vuol dire che stai vedendo le firme. Ora le confrontiamo le firme, voglio vedere, si ride. Ora si ride con le firme. E tu dovevi dire la verità, il motivo per cui non l'hai già detto, non ti ripetere, se no sei disoccupato. Allora tu dico che questa opportunità si transitava attraverso il centro naturale, te rispendevi 100.000 euro nella città. E invece non l'hai fatto, l'hai mandata via. Ma che commerciante sei? Io niente. Oh, niente. E allora io niente. Lei invece cosa, che commerciante è? Volevo farle un'intervista, volevo sentire Enrico Collura. Sì. E che ne fa? Di posso? Se c'è una persona, un'associazione che organizza una manifestazione e per la loro sua organizzazione pretende 500 euro di suolo pubblico, si può proporre di farla con 100 euro da un'altra associazione. Proponetela. È quello, l'ho detto, me l'hanno fatto dire. Ma se non si riesce sarebbero a fare, rimaste 500, sarebbero rimaste 170 per 500. Ma non se lo no, ti do il biglietto da visita. No, ascolta, se ci si trova e se ne parla, poi dopo ti si rizza il pelo. No, te lo dico io. Se io la stessa cosa la riesco a fare con me, la propongo. Se la riesco a fare con me, la propongo. Però. No, la propongo, la metto in atto. Capito? No, però ma ragazzi, non ragione, ma non quando l'hanno studiata un pochino l'hanno capita, ma se uno la raccoglie non può dire io. Ora poi ti rispondo nei giornali. Ma e te rispondimi. No, te la spiego per bene, siccome me l'hai portati d'esempio, la tua strada, io offeso non t'ho offeso, Intendiamoci. Io sono stato offeso subito dal direttore, io anno ci sono andato. Sa che mi ha detto il direttore, c'ho testimoni io. Mi ha detto stai zitto, ti denuncio. Dunque, ricordati cosa mi ha detto il tuo direttore, si prenderà le responsabilità. Bravo. Ognuno si prende le responsabilità. E quando spiegherò a tutti che se questa faccenda qui transitava da un'altra parte, questi soldi rimaneva alla città, voglio ridere. Ma che ci faceva? Dopo voglio ridere. Tu non sei stato capace di fare. Stato capace di fare. Siamo in democrazia. Cioè, veramente. Fruttale e fai quello che devi fare. E tornando se te hai capacità, devi fare. Pensi che anche gli altri, lei ha detto alle 2, alle 3 vuole andare a fare la spesa, pensi che anche gli altri hanno la famiglia, anche no, sono chiusi, no, lei senz'altro a Milano, a Firenze, avrà da sostenere l'apertura anche la notte dei... No, la notte va bene, un'idea sua, ma creda, la gente faccia festa, il vada a vedere, non buttatelo via Pitigliano, certo, Sorano, Sovana, la strada del ferro, smettetela di andare nei centri commerciali.
commerciali alle 2 del pomeriggio. Ma sei in centro? Stia con la famiglia, stia con la famiglia. Io non andai nei centri commerciali, ma se i negozi sono chiusi, dove vado? Com'è i discorsi sono? Ma che ragionamenti fai? Si rasserini lei. Ma che ragionamenti fai? Hai esordito subito. Ma scusami, che ragionamenti? Ma il mondo cambia. Sì, allora fateli lavorare anche la notte i commercianti. Non lavorare, ma mica sei. Ma no, ma che ragionamenti? Ma un'idea. Ragazzi, il mondo si può mandare anche indietro. La domenica state con i figli, state a casa. Il ragionamento è il mio ragionamento. Il tuo e di queste persone, però voglio dire, chi vuole stare aperto la domenica? Ma perché non ci deve stare? Ma io dico la mia. Mica puoi negare che il mondo cambia. Ci sa, si deve dare un servizio. La domenica siamo aperti, siamo chiusi lunedì. Forse abbiamo più modo di lavorare. Lei dice la sua. Ho speso prima dicendo altre cose, perché io sono alto, tanto lo sapevo, ti sei basso. Lui gli rode, te lo dico io. Lui gli rode perché... Ascolta, te lo dico io in due parole, tanto non ho problemi. Ascolta, questi hanno fatto il banco. L'hanno fatto il banco e l'hanno preso altri. Perché non è ragionevole che Grosseto ma porti lì 570 banchi. Cioè, è una ricchezza che deve rimanere a Grosseto. E invece no. E allora sono tutti che mi fischiano. No! Prende i soldi e non ti paga nemmeno la SIAE. Ho una manifestazione extra per loro. E questa qui, se te l'organizzo io, ma organizza! Allora, ma scusate che gli dico, te l'organizzo io, ma rimedio 50-60 mila euro ma che rimangono la città. Se sei buono, non hai fatto. Allora, fallo ora. Però posso fare una domanda? Perché io sono a favore di tutto, so. No, sì, tutti stasera no, tutti contro di me. No, lo sa perché? Chiediti perché. Lo sa perché? No, chiediti lo sa perché? Perché non ho capito niente. Però questa è una cosa da un tweet. Lui dice, vengono spesi 500-600 euro a Piazzola. Dice, dove vanno questi soldi? Vanno, io ho un bilancio. Vanno a coprire questa manifestazione. Costa quasi 50.000 euro. Perché non dimentichiamoci. Perché siccome ci sono... Cioè lui è un imprenditore, dovrebbe saperle queste cose. Cioè il costo di una manifestazione è dato dal costo del suolo pubblico, è dato dall'allaccio, fammi finire, dall'allaccio straordinario, è dato dalle persone che ci lavorano, è dato dal trasporto, è dato dalla logistica, è dato dal pagamento e tutta una serie di costi. Questa manifestazione costa 50.000 euro circa e abbiamo incassato, perché chiaramente pagano per partecipare, è un format che ci viene dal nazionale della Confcommercio, abbiamo incassato 41.000 euro, quindi noi ci abbiamo investito nella manifestazione 6-7.000 euro, compreso il contributo del comune, quindi è una manifestazione in cui noi abbiamo investito per la città, per i grossetani che hanno portato 80.000 presenze a Grosseto, quindi voglio dire, non ci si può scandalizzare che chiediamo 500 euro a banco, perché bisogna coprire i costi, non ci siamo neanche riusciti. Signor Cura, se lei riesce a farlo con 100, lo faccia. Siccome qui stiamo parlando, se una persona è brava, noi non chiediamo altro che confrontarci sui progetti. Allora, la concorrenza deve venire non sul non fare, sull'impedire, ma sul fare meglio. Allora, facessero una cosa più bella, noi siamo contentissimi perché chi ci guadagna è la città. Questo è il mio punto. Ma se lo fate con 100, fatelo. Finora non hanno fatto un cazzo. E qui che fa? Commento finale.